Questa mattina mi son svegliato lesto e per gioco già incoronato, presunto re Carlo 95, che tanto si diverte e non delinque. Stupito, indago per scoprir perché non raramente sono acclamato re, re dell'amicizia, re dell'amore, re della gioia, re del buon umore, re del dialetto, re dell'ironia, re del sorriso, re della follia e soprattutto, infine, re di Pantano. Insomma, si può dire che sono re strano. Perciò raccolgo al balzo l'occasione per autonominarmi re Burlone. All'alba del suo 95esimo compleanno, Carlo Pagnini si è presentato così, postando un video su Facebook alle 5 di mattina in cui si incorona Re Burlone, a sottolineare quella scanzonata ironia che ha accompagnato le 9 decadi e mezzo del poeta, scrittore e attore, re del vernacolo pesarese. Inizio di un anniversario continuato in serata con la sua ennesima performance, uno show di compleanno al Festival Utopia nel cortile dell'alberghiero Santa Marta per l'anteprima del suo libro spettacolo El Nostre Pasqualon. Io mi sento emozionato, mi sento, non so, posso soltanto ripagarvi con la gratitudine, infinita, perché mi date un motivo in più per vivere felice, per vivere sereno. Io durante la notte, quando mi sveglio e non so cosa pensare, mi attacco subito a queste fantasie. Una giornata del 95esimo compleanno che Carlo ha trascorso preparando e rifinendo il suo ennesimo palcoscenico serale, indossando i panni di Odoardo Giansanti in arte Pasqualon. Questo l'ho sempre fatto, questo veramente è una ripetizione continua perché, però mi piace, e mi piace anche ripetere che ogni volta che do voce al vate, il vero Pasqualon, lo sento molto vicino a me, quasi dentro di me. E io ci sto bene con lui. Anche questo è un motivo per cui vivere è bello, anche se la vita a 95 anni, non diciamo che è troppo lunga, però è già sufficiente. La gente ha paura quando parlo così, mi dicono, mi prendono per uno che è depresso. Invece non ho capito perché. Io ho paura di soffrire per morire, ma non ho paura della morte. L'ho sempre avuta vicino a me, però ho sempre trovato gente che dice: ma te, la vita eterna non è di questa terra, la vita eterna è un'altra. Un elisir di lunga vita strettamente legato al tanto amato palcoscenico. Le tavole del palcoscenico per me sono la medicina più importante che ci sia. Lì perdo tutti i malanni, non sento più il male alle ossa, vedo benissimo, sento bene, e invece dopo, quando torno ad essere io e l'adrenalina finisce, purtroppo mi ritornano tutti i malanni che sul palco si guariscono.